Andiamo a recuperare il nuovo mezzo di Fibre Performance. Ha fatto qualcosa che non doveva fare, senza dirmelo, che è una cosa che io divento pazzo. No! Siamo fottuti! Ma la macchina va forte? Va forte. Le gomme sono finite per quel motivo lì. 3CR500 su un furgone non li abbiamo mai visti. Mai. Questi tavoli sono tutti i componenti che devono entrare dentro la macchina. Good morning everyone. Giornata piena di cose da fare. Oggi ritiriamo un nuovo mezzo che sarà estremamente utile per BFU Performance. Adesso vi porto a vedere un po' di aggiornamenti all'interno perché c'è da divertirsi. Lancer Tommy Makinen, fatta l'elettronica da corsa, venerdì tra qualche giorno torna al Vale, Susanna ha detto anche per gli amici, a rifinire l'elettronica, così abbiamo pulsanti bang, anti-lag, launch control e tutto quanto. Jeep Willys perfettamente funzionante, pronta a ripartire in direzione casa sua, se ne va a casa, basta, cioè non possiamo più di averla qua, non faremo penso un video, magari facciamo qualche foto. La 147 è in sala di posa e che aspetta voi. Se vi dicessi che questa GTA dietro di me la potete vincere con soli 8 euro andando su bfuel.it e partecipando al concorso, voi cosa direste? Abbiamo deciso di mettere questa bomba a trazione anteriore a concorso poiché ve la meritate. Quest'auto ha qualsiasi upgrade, autobloccante anteriore, volante a calice, assetto, impianto frenante, cerchi alleggeriti, scarico. Qualsiasi upgrade si possa fare dentro quest'auto, sopra quest'auto, noi l'abbiamo fatto, ha un vano motore che parla da solo, è un sogno per chiunque di noi abbia mai visto dal vivo una GTA come questa. Vai su bfuel.it, partecipa al concorso, dura poche settimane e incrocia le dita. Solo questo ti posso dire. E di qui invece il countdown è grande come una casa, mancano 15 giorni non lavorativi, complessivi, per la consegna della Corvette Charlotte. Lei avrà una sua serie dedicata. Questi tavoli sono tutti i componenti che devono entrare dentro la macchina, sopra, sotto, e sono, ce ne sono un altro paio di tavoli in giro di cose che devono andare su. Quindi siamo tutti dedicati al 100% alla Corvette che stiamo facendo davvero non custom, di più. Qualsiasi tubo, raccordo, staffa è tutto costruito da noi perché non esiste niente e come vogliamo fare le cose noi nessuno le vende, stiamo correndo come i matti, l'auto verrà consegnata così, di questo colore, fa una rat rod come si deve, 700 cavalli, marcia fuori, scherzo, deve rientrare in carrozzeria ma vi racconteremo tutto nella serie. E il camino è venduta in meno di 2 ore perché abbiamo trovato un appassionato come noi che voleva esattamente il camino del 76 che ha questo muso particolare col faro quadrato. L'Unimog invece è perfettamente funzionante, abbiamo modificato un po' di cose, anche lui uscirà un video dedicato, adesso stiamo inventando come flippare la cabina in avanti in modo che voi alle fiere ci possiate vedere da più di 500 metri di distanza e soprattutto noi possiamo andare a cambiare le candele del motore, altrimenti Ale deve prendere la punta tazza ogni volta per fare il cambio olio o il cambio candele. Di là non vi racconto niente perché di là è estremamente disordinato, ci sono troppe ma è in un ordine che voi vi sognate, mentalmente per noi è in disordine perché le auto sono incastrate, cosa che a me non piace. Adesso arriva tra poco Sammy, usciamo fuori a fare due con le moto e poi andiamo a ritirare il nuovo mezzo. Sammy, grazie. Ci vediamo al prossimo giro. Il CR se lo porta via lui per motivi tecnici. Grazie. 3CR500 su un furgone non li abbiamo mai visti. Mai. Solo tu. Ora lui torna back in the house. Noi seguitelo su YouTube, è l'unico in grado di fare moto in Italia. Andiamo a recuperare il nuovo mezzo di BFU Performance. Era un po' che non portavamo a casa qualche mezzo nuovo. Non ha 800 cavalli, non è cabrio, ma è la cosa più utile, forse, negli ultimi 4 anni, perché esiste da 4 anni BFU, che entra qui dentro. Dopo l'X7 con il gancio traino, ma non è questa, quella che ti devo... Ve la porterò, l'X7, promesso. Avete capito o no? Cosa siamo venuti a prendere oggi? Qualcosa di estremamente funzionale che salva letteralmente bfuel nei prossimi spostamenti. Abbiamo il carrello, abbiamo i fuoristrada, abbiamo i cabri, abbiamo tutte le auto, mancava soltanto il mezzo, quello più intelligente, quello più versatile. E quale se non un italiano? Sapete che in bfuel cerchiamo in tutti i modi di tenere aziende nel Made in Italy, dagli artisti ai partner, ci stiamo riuscendo.
lascia perdere Harley e Hankook, che sono delle multinazionali da amare. Però se riusciamo e possiamo, facciamo questo discorso. Non siamo ancora arrivati al momento del ritiro ufficiale, perché sto facendo un tour del concessionario più grande di Milano, di Stellantis, perché c'è il Gran Cherokee nuovo, che è uguale al concept del 2007 che avevamo presentato, che era un mio sogno, l'hanno prodotto realmente, macchina da avere nella vita. Ma camminando, raga, mi sono fermato in un'auto che fino ad oggi non ho mai considerato in vita mia, per le sue linee un po' da lady, un po' da poco appassionato di auto. Ma a sto giro, raga, hanno fatto una macchina che è devastante. Signori, cioè, questa è la Y, cioè un game changer finale. Guardate che roba. Da davanti può sembrare bella, ma dietro, guarda dietro. Zio, da qua, se non hai già capito che linea hai già perso, cioè non puoi più scrivere. Hai capito? Hai capito o no? Stratos. Definitivamente lei. Faro tondo, ducktail, estrattore, blu, sto colore poi è una roba. Raga, cioè non l'ho mai considerata la Y in vita mia. 35 canne, quindi non costa pochissimo. Però raga, è una bomba. Questa è la versione Cassina, quindi fatta con, in collaborazione con Cassina, che fa interni, home design, non so come diavolo si dica. C'è anche il tavolino, molto bella. Ce n'è un'altra che vi devo far vedere, che è la Junior. Raga, cioè fa troppo, troppo figo che dietro sembri un azzagato. Guardate che roba. Questo taglio molto anni 80. Però mi hanno detto, guarda questa macchina, non per l'estetica che la conosciamo tutti, per i sedili, che in effetti, wow, wow, non è vero, con tutti i buchi qua. Bella. Io non sono un alfista. Ne ho due, ma non sono un alfista. Però ragazzi, si stanno riprendendo bene questi marchi. Bravi, bravi tutti in Stellantis, davvero. Colori giusti, di collaborazioni giuste. È davvero bella, la cosa più bella di tutta questa macchina è finalmente qualcosa di unico dedicato a questo modello. A parte il badge satinato, che è una bomba, ma la griglia davanti con lo stemma Alfa è, secondo me, è spettacolare. Finalmente, dopo la Stelvio, hanno fatto un'auto che si vede, guardabile. Signori, date il benvenuto al mezzo più intelligente della storia di BPO Performance! Ora che vi siete visti e goduti questi B-roll cinematografici dedicati a un furgone tutto bianco che resterà così tipo 8-9 secondi, dopo qualche anno di aver utilizzato pick-up, fuoristrada, mezzi improponibili per spostare cose, è arrivato il momento di aggiungere qualcosa di estremamente funzionale ed intelligente. E sì, ovviamente anche questo made in Italy. Non si poteva avere un furgone non costruito in Italia, come tutto quello che c'è in BPO Performance. Tranne le gomme, perché anche sono troppo belle. Ora, motore diesel fa 300 km con un litro, tre posti, dietro ha il tetto più alto possibile, il piano di carico più lungo possibile. Perché? Perché è una cosa ovviamente fondamentale, non dobbiamo metterlo in garage, non dobbiamo passare nei sottopassaggi stretti, dobbiamo caricare più cose possibili. Lo utilizzeremo in svariate maniere, perché da portare i ricambi, a portare motori, a portare cose della produzione video o ad allestire i nostri events, le nostre fiere in giro per l'Italia. Ovviamente è totalmente sobrio, totalmente da curiero, e ci resterà pochissimo. Abbiamo già in ballo 2 o 3 livree estremamente opulente e cafone per fare che questo mezzo diventi visibile anche dal satellite e non solo dall'occhio umano nei 100 metri di distanza. Quindi andremo a fare sicuramente un lavoro con i cerchi, con la livrea. Io non ho mai avuto un furgone in vita mia, raga, ed è un'emozione pari a quello di portare a casa una Diablo. Cioè guidare alto di posizione, cambio manuale, avere il muso così corto, quindi puoi andare sotto a quelli che ti fanno un po' girare le scatole e a farli spaventare.
va forte, fa 160 all'ora, quindi è un missile terra-aria, e quando è leggero fai dei traversini, non hai il piede sinistro, mi taglia il gas, quindi non riesco a bloccare le ruote posteriori per entrare storto in curva, ma ci stiamo lavorando e faremo anche quello una cosa possibile. Venite a vedere dietro quanto diavolo è grosso. Ci sto in piedi, non posso saltare, ma ci sto in piedi. 3,5 metri di vano di carico ci permettono di caricare le Harley, qualsiasi cosa, lo stiamo usando come se non ci fosse un domani. È un mezzo che io potrei spendere sopra, credo, più di 100.000 euro per allestirlo, perché su tutti questi ganci, portamoto, golfari, tasche nascoste, puoi farlo camperizzato per dormirci dentro, puoi farlo officina mobile come Ale del Bianco, puoi farlo come diavolo vuoi. Quindi dovete rimanere online, perché vi faccio vedere come trasformo un furgone da curiero in un oggetto estremamente libidinoso. Stiamo andando da Mirko di Garage 52, perché è un po' che non vedete la Crown, aveva qualche cazzatina da sistemare e io l'ho lasciata giù. Non vi porto spesso in altri posti, quindi adesso andiamo a vedere l'officina di Garage 52. Chi non lo seguisse sui social, vi lascio il link in descrizione, così seguite anche uno che fa quello che facciamo noi nel mondo però delle auto giapponesi. Per l'occasione ho scelto di portarvi con me a bordo di questa orribile Peugeot 28 2200. Pensavate l'H1. Quest'auto è taggata francese perché arriva da un avanzo di un viaggio avvenuto ieri, che vi porterò più avanti su YouTube, dove abbiamo acquistato 2 Lamborghini in 2 giorni. Andiamo a bordo, che dobbiamo andare là, che siamo in ritardo marcio. Io arrivo, lui stava già scappando. Hai capito come fa lui, così? Dove cazzo stai andando? Provo la macchina e rientro. Quanto ci metti? Se va dritta. 3 minuti. Dai. Pronta la Crown? Dai. Pronta? Perché mi hai cambiato lo scarico? Ascolta, a me quei 2 tubi lì non mi piacevano. Però se devi fare il freno a mano, fai il freno a mano. Lui prende iniziative e ti cambia lo scarico, perché lui non stavano bene, non erano in linea con la macchina. Non... Comunque a posto, l'impianto è spurgato. È chiusa. È per forza. Butta giù il vetro. È l'unica cosa da fare. Vabbè, Senti, ma... Provala, vedi un po' come va, vedi se riesci ad andare un attimo di traverso col freno nuovo. Andiamo a provare, raga! Come fischia? Chissà perché fischia così, adesso... Blocca. A non dirmi che gli ha fatto sul... gli ha messo le mani, sicuro. Ah, quindi scusa. Oh, la madonna! Ma dai, ma cosa cazzo ha fatto? Benzina 2%? No! Siamo fottuti! Ho visto il benzinaio prima, dove? Quindi questo è l'antilaglio. Siamo benzina, 3 euro. Che cazzo ha combinato? Ha fatto qualcosa che non doveva fare, senza dirmelo, che è una cosa che io divento pazzo. Già lo scarico mi ha fatto innervosire. Adesso voglio vedere cosa cazzo ha combinato. Mao, cazzo ha combinato? Ma fa dei versi... Dai, che non cazzo... frena? Dai, frena, ma fa dei versi disumani. Ma tipo? Tipo urla di Wastegate. Avrà un problema. Questo è un cretino, adesso apro il cofano, perché io so già che ha fatto le sue cazzate. Infatti mi sembrava che non mi mandasse foto. Ma è vero che è tutto a posto così, eh? Ma dai, ma sei un cretino. Ma non è vero. Ma perché tutto ciò? Ma secondo te? Ma ti rendi? Cioè, tu gli lasci la macchina proprio fra la mano, ti fa il turbo, la scarica. Cosa hai fatto? Cioè, Ma erano due robe che avevo in magazzino. La turbina originale non andava bene. Fede, potevo mandarti via con una macchina che non si muoveva. No, ma a posto. Adesso sei sistemato. Cosa hai fatto? Hai fatto io tutto quello che serviva. Posso sapere cosa hai fatto? Ma la macchina va forte?
Va forte. Basta. Ci sembra? All'oscuro delle mie auto sono. A posto? Ma non è vero. Ma hai provato tutto? Ma sì, nel limite del penale. Tu sei sicuro che hai provato tutto, tutto? È una domanda. No, allora, non ho provato il lounge. Hai messo anche il lounge? Abbiamo messo di più. No, allora, l'anti-lag sul pulsantino l'ho trovato. C'è una roba da... Ma no, ma raga, cioè, ma senti il turbo che va su. Ma no, ma... Bellissimo, hai fatto anche il launch? Eh? Tanto cioè, la macchina sgamata. Ho capito che mi dà le macchine senza di mille cose. Allora, quel tasto là in fondo fa due mappe. Una benzina normale e l'altra benzina 100. Ho utilizzato i tuoi tasti per non stravolgerti la console. Il secondo tasto a partire da destra è l'anti-lag, quello mi hai sgamato. Sì, perché questa qua era la mia mappa prima, una volta. E adesso non è più la tua mappa. Quando è giù, in mappa... Uno fa launch, precarica 0,5 da fermo. Le gomme sono finite per quel motivo lì. Adesso ho capito. E devo provarlo. Certo. Giusto. Mi sembra un'ottima idea. Ovvio. Quindi abbiamo messo su un turbo grosso. Ma non tanto grosso, il giusto. Ha fatto... Cosa ha fatto? È già bancata? Abbiamo provato, sì, funziona il banco. 460 cavalli. 280 ne aveva. Ho detto, ho la Supra che va forte. Almeno questa la uso. Da pioggia. Fede, è la roba che avevo in magazzino. Quindi wastegate esterna. Ah, esterna, ecco perché fa quei versi. Intercooler frontale. Non so se l'avevi visto. Non è vero! Ma non è vero! Ma sei fuori controllo! Ma dai, ma c'è una... Fede... Ma qua è over anche per me, cioè... Potevamo perderci per quattro spiccioli. Ma che cazzo dici? Va bene, va bene. Qui tutti i manicotti, tutta l'aria, tutto nuovo. Tutto... Sei iniettori da 800. Una pompa benzina grossa nel serbatoio e 460 perché JZ l'1 non è il 2, a 500 c'è il rischio che lancia fuori una biella, quindi ci siamo fermati. Poi c'è 180.000 km. E appunto, ci siamo fermati giusti dove dovevamo fermare. Dici che olio posso mettere nel prossimo tagliando? Il prossimo tagliando lo forziamo. Va bene. Ragazzi, dovevo venire un bar e tre, step 2 bar. Tu turbo regge o? Compriamo un altro, se no. Avevi effetto. Tornare in MFU con un'auto da drift e non più un'auto da daily drive. Dov'è andare a sgommare? Sì. Allora, bisogna mettere in funzione il tasto drift. Che è? Altilag. Secondo me di traverso ci va. Non hai più scuse. Non hai più scuse, dai, cioè puoi andare, tranquillo. Va bene, ragazzi, tornerò in più e Mirko, grazie per la sorpresa, come al solito, che nessuno ti ha chiesto e ci cioè, vediamo... Cioè, manco grazie, capito? Cioè, oh, grazie Mirko, ti vuoi uccidere? Niente, ci lamenta pure. Cioè, grazie che mi cerca di uccidere, cioè, capito? Cioè, grazie, io non ho parole.